Ragazzi, bentornati in questo nuovo unboxing. Ovviamente sempre con i miei capelli disastratissimi, quindi allora bando le ciance, questo è il secondo unboxing che registro di oggi. Sono abbastanza alle strette, quindi sono soprattutto perché sono stracurioso di provare tutto quello che sto unboxando oggi, quindi è difficile resistere alla tentazione di mettermi lì e subito pacioccare con tutto. Ovviamente gli unboxing non finiranno qui, perché ne arriverà un altro in settimana, verso la fine, per l'unboxing del PS5. Adesso, come avete letto nel titolo, siamo all'unboxing dell'Xbox Serie X, che è secondo me una console che potrebbe regalare tanto. Bisogna vedere, una console che secondo me potrebbe regalare tanto, poi non lo so, anche se io sono più da parte di Sony. Adesso ho dovuto cambiare cam, adesso sto con l'iPhone, per il semplice fatto che si è riempita la card con l'unboxing precedente. Meno male che è durato almeno la fine di quell'unboxing lì. Allora, io vi metto subito a favore di camera superiore questo splendido pezzo da collezione, che non è proprio da collezione, ma lo diventerà. Quindi, allora, tecnicamente si apre. Ho dimenticato un adesivo. Anzi due. Bella questa scelta di Microsoft di mettere questi adesivi che non rovinano la confezione, visto che la mia confezione purtroppo è già rovinata grazie a GameStop. Grazie mille. Allora, dicevamo. Ok. Mamma mia, che packaging, ragazzi. Allora, Power Your Dreams, dai potere ai tuoi sogni. Tecnicamente, col mio pessimo inglese, io vi dico questo. Allora, io mi accingo subito a tirarla fuori. Mamma mia, è pesante, è veramente pesante. Allora, prima di vedere la console in sé, che metto qua da parte, guardiamo cosa c'è nella confezione, ovvero una brochure illustrativa su come usare la console, sui vari settaggi, controller, utilizzo da smartphone, gestione varie. Quindi direi che possiamo mettere qua. Qua non c'è più niente, c'è della roba qua che adesso tirerò fuori. Allora, qui abbiamo il cavo HDMI 2.1, un cavo potentissimo che permette di usare ci permette di fruire dei nostri contenuti video ludici a 4K 120 frame, cioè, per le TV a 120 Hz. Ovviamente se tali giochi supportano questa risoluzione con questi Hz, con questo frame rate. Il cavo di alimentazione classico, come abbiamo già visto in precedenza, e aia, sofferto, aia, 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 che brutta cosa ho sentito. Ovvero, questo erano il joystick che per fortuna non si è rotto, che è molto simile a quello di Xbox One, è stato migliorato leggermente, mi sembra di una plastica un filino più cheap, ma non vorrei dire cavolate, però mi sembra da questa sensazione qua. Lo sento più leggero, anche se per il momento è ancora vuoto, lo sento più leggero, direi di sì. Il feedback dei tasti non è male, devo dire che non mi dispiace questa croce direzionale qua, che è molto simile a quella che è sull'Elite, però sull'Elite è intercambiabile, quindi ok. Allora, direi che facciamo un po' di pulizia qua e andiamo al mattoncino. Allora, qua c'è una linguetta che si può aprire. Ok. Ok.
voglio rovinare troppo la confezione, cerco di mantenerla più integra che posso. Ok, mamma mia signori, mamma mia. Come vedrete dai b-roll che stanno scorrendo, sopra non è illuminata, non ha led luminosi, ma bensì è colorata di verde, questo che gli dà questa colorazione verde che attirava tanta gente. Dal lato superiore abbiamo, un attimo che me la giro a favore mio e a favore di camera. Cane, stai zitto, dai. Mamma mia, i cani. Tanto coccolosi, tanto belli, però molesti. Tasto di accensione, lettore di dischi, USB e il tasto per sincronizzare il controller. E ovviamente c'è il tasto per espellere il disco inserito nella console. Nella parte inferiore abbiamo, adesso poi vi farò uno zoomettino, USB, l'expansion slot per fare, per le card di espansione SSD che vende Microsoft, che da quello che ho saputo sta venendo sviluppata anche da terzi, quindi speriamo in qualcosa di un po' più economico, che ci permetterà di espandere la memoria interna della nostra console per installare più giochi. Ethernet, HDMI out che supporta il 2.1 e ovviamente l'alimentazione. Allora, questa è una console bella, esteticamente bella, sembrava più grossa nei video, nelle foto. Devo dire che in verità è ancora piccolina. Ha la possibilità di essere messa in orizzontale, quindi per chi volesse può metterla benissimo in orizzontale senza problemi. Io vedrò come gestirmela. Non danno in confezione, ho visto che non c'era niente, mi sembra tipo buoni mesi gratuiti di prova di qualcosa, quindi non è come l'Xbox One X che avevano dato un mese di Gold, un mese di Game Pass. Ovviamente questa console qua secondo me dà il meglio di sé con il loro servizio di Xbox Game Pass, soprattutto l'Ultimate, che comprende xCloud, Live Gold, il Game Pass per PC e per console, ovviamente. Poi abbiamo anche dal 10 di novembre, quindi pochi giorni fa, l'EA Play, EA Access, per chi lo conosceva così come me, lo conoscevo EA Access, poi l'ha chiamato EA Play, adesso è diventato una cosa integrata, ovvero non c'è più la necessità di pagare un abbonamento separato. Pagando un Xbox Game Pass Ultimate, mi sembra che forse anche col Game Pass solo per console, si ha direttamente anche l'EA Play. Secondo me è una cosa che vince a mani basse, permette a Microsoft di vincere a mani basse in confronto con PS5, almeno dal lato dei servizi. Adesso vedremo come andrà. Ci farò un po' di test, ci sarà un video dedicato, ne giocheremo anche in live. Comunque vedremo, piano piano avremo tutto quello che ci serve. Io quindi vi ringrazio anche per aver visto questo video qua. Io spero di poter editare e pubblicare tutto in tempo per la pubblicazione, secondo i miei tempi. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Signori, ci vediamo in un prossimo video.